Bentornati avventurieri. Dopo che il capitano si è presentato, il nostro gruppo rimane inizialmente perplesso, ma Ada riconosce il cognome e da qui decide di mantenere parte della sua promessa. La leader della carovana vi ringrazia e si presenta a voi con il nome di Nadia Perska. Non so se vi scatta subito la lampadina. Nadia, che? No, parlo più che altro Nadia, a Thorin e Turion, vediamo se si ricordano effettivamente questo cognome. Pelka. Sì. Sicuro a Torim. Sì, Sicuro anche a sono abbastanza me. sicuro. Cristo. Encefalogramma piatto. Ok. Sì, tantissimo. Attività Abbastanza. cerebrale Ok, per inesistente. fortuna che Ada se ne ricorda. Per Per fortuna. fortuna. Praticamente, allora, il cristallo, il focus di Tora inizia a riscaldarsi e Ada lo prende dalla tasca e lo porge in mano a Nadia, dicendo che questo è ciò che rimane della figlia. E le racconta tutto Ah, quello che è ok. successo. Oh. Nadia, appena sente tutto ciò che è successo alla figlia, prima si rattrista perché capisce che ormai la figlia è morta, in un certo senso. Cioè, è ancora lì, ma c'è la sua anima. Basta Non sa. solamente rompere il coso e basta. Bisognerebbe solamente rompere il sigillo. Però se lo rompe, comunque l'anima poi va al cimitero di Far va da Farasma per essere giudicata e bla 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 per raggiungere l'inferno e il paradiso. Allora, però, dopodiché, nel momento in cui scopre come è finita la cosa, capisce di essere stata presa per il culo dalla regina delle streghe. E allora vuole accelera tutti per tornare a Wisby per organizzare un attacco a Whiterun e vendicare sua figlia. Durante il tragitto ancora è lontana la strada, ormai vi accampate, perché ormai è sera, vi accampate con tutta la carovana. Allora, dicevo, durante la sera mentre vi accampate vedete in lontananza una creatura vestita di bianco che si avvicina verso il falò, verso di voi. Più si avvicina, più notate che sotto al velo bianco ha dei dettagli in blu. E quindi Ok. vestita di blu con questo velo bianco. Quindi, per chi sta seguendo la questline della madre di Infatti, volevo Lenlys, chiedere a proposito. lui è un. Come posso spiegarvi? Appartiene sempre al. Sì, Grafico. perché comunque non è proprio. È un demone, ok? È una demonessa. È un particolare ibrido tra un demone e una ninfa dei boschi. Che Oh Gesù. però è stata. Ha giurato fedeltà alla regina delle streghe, Elvanna. E quindi il suo corpo è mutato. Ha perso i peli alle gambe. Quindi adesso. Vedete, mentre la sua pelle è completamente blu, che finisce, le sue gambe iniziano umane e poi finiscono con gli zoccoli. E lei si toglie il cappuccio e vedete queste enormi corna caprine che spuntano dalla sua testa. Le orecchie, semplicemente capelli lunghi, neri, occhi azzurri. Quindi tutti i tratti di questi folletti che sono stati, tra virgolette, contagiati dalla regina delle streghe. Vi immagino così lo vedete meglio. Nel momento in cui si avvicina a voi, Quanta bella. si accorge che voi siete dei forestieri. Però, sta per chiedervi da dove venite, però Nadia vi ferma e cerca di raggirarlo. Voi tiratemi di percepire intenzioni.
Cioè, di Sense Motive. Io pure non c'entro niente, tipo sto dormendo. Ok, mi sa che non percepisco molto. Ma serve soltanto per vedere se capite che lo vuole prendere per il culo o meno, serve. Thorin, tirami di Sense Motive. Anche tu, Turion. Ah, ok, Tutti finalmente. dovete tirare. No, io ce l'ho senza motivo. Sì, ok, meno male. Ah, ok, buono a sapersi anche di una cosa, c'è anche il set. Minchia, se non ce l'hai tu, Sense Ok. Motive, cioè, scusami. L'ho messo anche apposta perché ho detto, minchia, se mi prendo per il culo me ne No, e devi accorgo. capire che lei deve prendere il culo. Ok. Infatti. Minchia. Ok. Ok, tu hai capito che... Ok, io ho vinto Ok, qua a posto, allora. finalmente. Quindi per chi ha capito che... Nadia sta prende deve prendere in giro Mierul. Volete aiutarla? Dai, Cioè, io a parla prenderla di per il noi, culo. esatto. A prenderla per il culo. Finish right. Quindi, se volete dargli una Cos'è? mano, tirate Ok. Sì, dai. di raggirare. Ok, che è Sì. bluff, giusto? Cazzo. Ehi, ma Io che minchia, abbonato al 10 oggi. Palesemente non ci ho capito niente. In questo posso caso fare proprio non mi diplomazia? interessa Non posso niente. dire. Aspetta che non ho sentito, Matte. Ripeti. No, dicevo io che in questo caso non ci ho capito nulla perché, sai, uno di dado più uno fa due, quindi dubito di averci capito qualcosa, di aver capito la sottigliezza della presa in giro. Non tiro nulla, non aiuto per No. aggirare. Però comunque, siccome tu veramente sei estraneo alla situazione, non è che apri bocca. Ada pure. Là, là. Vabbè, posso tirare di diplomazia, giusto perché non ho blef. Per far cosa? Per aiutarla. Di aver No, vabbè, tanto. visto. Sì. No, vabbè, tanto l'avete. Sì, dai, tirala. Sì, Ma sì. tipo ormai, giustamente. Vediamo la mia nicchia. Là. Buono. Ok, allora Ada ha capito che lo sta prendendo in giro, allora fa vedere il simbolo della sua tribù che ce l'ha dietro la schiena, se l'è fatto cucire dietro alla giacca per far vedere che comunque era di quelle zone, che era per giustificare la balla. Praticamente la balla dice che voi siete dei parenti lontani di Nadia e che siete venuti, se dovevate andare a trovarle, l'avete beccato a mezza strada dal villaggio, quindi state andando tutti insieme. Mierul sembra che Parenti, ci sia cascato. ok. Sì, vabbè, effettivamente. Noi siamo dei parenti lontani di Nadia, per la precisione, due nani, una Appunto. mezzo, cioè un Un mezzorno, mezzorco e una suria. Una L'unico che può nube. passare qua per inosservato effettivamente è Ada, perché comunque almeno ha i capelli rossi Sì, e in sembra più o effetti. meno umana, somiglia a Nadia. Voi... Tra tutti è quella più Sì, normale. ma... Sì, cioè, però io non voglio sapere in che modo siamo imparentati o tramite chi, però. Però comunque, vedete Mierul che comunque vi squadra un pochino, sembra che se la sia bevuta. Ok. Io tipo mi stavo annoiando e quindi mentre ho fatto... Io ovviamente mi stavo annoiando. Sì, e poi vedi tipo tu. No, praticamente le nostre famiglie sono legate da un patto lontanissimo. Ci siamo fatti. Insomma, abbiamo fatto un accordo di interessi. Sì, sai, cugini, sorelle, zie di secondo Sì, grado, praticamente lei, il cose cugino di così. mio figlio, si è sposata Sì, con il. esatto. Sì, mio cugino. Possiamo intortarla tipo creando alberi genealogici molto improbabili. Vabbè, io tipo, io nel gruppo non ho fatto un cazzo, non è Fratello del cugino di mio cugino? Esatto. Che poi è morto. Esatto. Sì, che poi lui prima era un halfling. Poi ha fatto tutto il casino con Poi delle si è gente rincarnato. strane. Si è digievoluto. Digevolvo. Bellissimo. Cavolo, peccato che questa qui ci poteva stare solamente che non mi mancava l'immagine preferita. Sì, aspetta che io tanto io questa scena tipo probabilmente tipo la taglio, la faccio come gag. E poi alla fine c'è l'ego tipo quella di amici miei, no? Una delle supercazzole che spara, tipo la supercazzola prematurata come fosse Sì, Antani. L'hai vista fantastico. l'immagine Adesso. sul gruppo, te, vero?
Dai. Peccato, mi manca tipo che la parte di testa non l'ho trovata mai nella vita. Basta chiedere, te l'avrei girata, ma vabbè. Allora, vabbè, non posso girare l'immagine, mica. Allora, tornando a noi. Allora, passa la notte. Che fate voi? State sui cavalli oppure salite nella carrozza? Voglio provare a salire sul cavallo. Sul serio? Io salgo sulla carrozza. Okay. Faccio first try, io ci provo, ok? Vai, tirami. Zet, solo una cosa, hai detto che siamo ritornati indietro a prendere le dopo. Quindi in teoria abbiamo anche le nostre cavalcature. Sì. Però non... Ada non aveva nessun cavallo, quindi vai tranquillo. Aspetta, bisogna guardare che comunque a meno 6 al tiro, eh. Cioè, infatti, devo ricordare questo. Ha fatto comunque 1 sui cassetti di dado. Non mi è venuto un risultato negativo. Un meno 8. Così male, dai. Poteva andare. Ok, allora, dopo essere tragicamente caduto per terra mentre salivo sul cavallo, Ada, devi capire che già il primo passo sono caduto. Ada ti viene a raccogliere dalla neve e ti lancia nella carrozza. Siamo tutti allegri. Grazie. Siamo tutti allegri nella carrozza. Io ricordo con la mia slitta, se qualcuno vuole un passaggio, cioè, è trainata da due renne, da due signore renne. Oh, finché non abbiamo un bardo va benissimo. E poi quelle renne diventeranno tipo mezze renne dopo. Dei centauri, tipo. Dei centauri. Dai, le razze esotiche oggi. Vabbè, allora. Mentre state comunque camminando, vedete che Nadia mette delle pellicce bianche sulla carovana, sulle slitte, su qualsiasi cosa che si possa coprire. Anche sui lupi che stanno trainando le slitte, lupi, cavalli, qualsiasi cosa. Ne offre anche una a Turion, a Thorin, per la sua slitta. Vabbè, tu stai dentro, che cacchio vuoi? Infatti, mi ci avete lanciato ormai. Sono una palla di neve e di pietra. Quindi, Thorin, che fai? Accetti questa pelliccia bianca per coprire la slitta? Niente, ti spiega che probabilmente sulla strada del ritorno ci sarà qualcosa, ci sono i corvi. Già li inizi a vedere dall'alto e questo... In teoria la carovana non dovrebbe essere attaccata, però se notano che c'è qualcuno di diverso potrebbero scendere, attaccare e riferire che ci sia qualcuno di nuovo all'interno del villaggio. È veramente il rumore, il fatto che non ci sta nessuno a rispondermi, grande. Bello. Allora, intanto, tutti quelli che stanno nella carovana devono fare un tiro di stealth, però hanno un più 10 di circostanza. Mentre invece Thorin, okay, sempre deve farmi un tiro di stealth, però con un più 5 di circostanza. Quindi facciamo un di 20 più 5. Tu hai un di 20 più 20, un di 20 più 10 hai tu, che stai dentro. Un di 20 più 20 magari. L'ha tirato due volte. Tiro di stealth. Infatti anche me l'ha detto due volte. Più 5 di stealth. Ok, va benissimo. Ok. Mi avevi detto più 5 di circostanza. Sì. Ok. Ada stealth, che non l'ha ancora tirato. Allora, un 5 più 8 e 10 sono 18. Bene che non mi trovo più manco. Vabbè, 18 lì. Sono quello più a rischio io. Sì. Dai, Caleb, attendiamo te. Se non hai stealth... No, no, già tirato io non, qua. Non ti si vede. Ah, eccolo. Okay. C'ha due stealth. Uguali. Non so perché me l'ha tirato due okay. volte. È scemo. Boh. Ma c'ho un mouse che è un po'... Boh, vabbè. Mi nascondo talmente bene che non mi trovo più nemmeno. Allora. Where I am. Dove sono? Allora, passate tranquillamente attraverso lo sciame di corvi. Però uno che si trova a terra nota i capelli azzurri di Turion. Capelli azzurri. Allora,
Se agisci velocemente, lo puoi uccidere prima che chiami, no, che chiami gli altri. Ok, tipo subito. Ok. Dai, vai. Una martellata, burrash, cose che posso Sì, scendi per fare. schiacciare un corvo, vai, voglio vedere. Io lo voglio fare. Mi puoi sfidare, io lo vado a fare per Ok, vai. davvero. Vabbè, uso l'arco composto, minchia. Quanta vita c'ha di solito un uccello? Una decina di HP, Fuck, oddio. Vabbè, esco tantissimo e colpisco col martello, minchia, mi cioè. Vai. vergogno. 10 HP, il mio arco composto, minchia, fa un D8 schifato proprio. Tipo anche se fa critico, Cioè, no. faccio un D8, gli buco l'ala. Ok. Io beh, qua faccio 8, in realtà, madonna. Vabbè, no. Non posso aiutarlo tirando una Sì. freccia o qualcosa del genere? Minchia, lo stunno. Hai fatto il contundente o il perforante? Curiosità. Ah, Contundente. ok. Allora, Ok, lascia che tu salti. L'hai praticamente schiacciato. Vedi niente, piume e sangue spargersi sul pavimento. Sul pavimento che bello, nevoso. bella questa moquette. E Ada poi Ok. ti ritira dentro prima che notino anche quello. Oh Dai, cavolo, uno raga, dei nostri è carne. esploso. Sì, poi dai, raga, carne fresca. Che giorno de paga. Ok, allora. Ora siete finalmente arrivati Madonna, non mi dica anche questa sgranata. Beh, stavo già per schiappare il Minchia, culo. no. I nostri eroi hanno raggiunto il piccolo villaggio di Walsby, nelle fredde terre dell'Irisen. Ma un altrettanto freddo benvenuto li aspetta. Ma questa sarà per la prossima volta.